Allora ragazzi, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo in un gazebo bellissimo, dall'altra parte vi faccio vedere un attimo al volo così potete vedere che è veramente fantastico. Guarda che spettacolo, qua a Svezia d'estate è una roba fantastica. Allora ragazzi, oggi volevo fare un video particolare, volevo parlarvi, parlo sempre di questa qua che secondo me è la migliore telecamera della street in assoluto ragazzi, veramente potentissima. Ma volevo parlarvi dello zoom, dell'importanza secondo me dello zoom di 200 mm. Vedete? Questo è 200 mm. È in tasca, è tascabile ragazzi questa fotocamera, ve la faccio vedere un attimo. Guardate che comodità che è avere questa fotocamera, vedi? Guarda, non si vede. È perfetta, perfettissima ragazzi. Qua invece c'ho l'altra, vedi, mi devo portare questa per metterla dentro, vedi? Vedi, è già completamente più grande di questa, vedi? Questa è veramente piccola in confronto a quella, vedi? Questa non ci sta in tasca, non ci sta, quindi devo per forza portarmi il marsupio ragazzi. Vabbè, però oggi volevo dirvi un'altra cosa ragazzi, volevo parlarvi appunto dell'importanza secondo me di avere con sé una macchina così piccola con un 200 mm. Allora, sapete che quelli, diciamo, nella maggior parte di foto della strada si usa il 28, il 24, il 35, ok, il 40, qualcuno usa anche il 50. Comunque sono di solito quelli maggiormente usati, ma anche da me sottoscritto, sono questo qua, io uso il 24. Mi trovo veramente bene col 24 mm, ok? Però ragazzi, certe volte camminando mi capitano delle situazioni che vedo la composizione però è troppo lontana per il 24 mm, anche per un 28, per un 35, quindi devo fare così ragazzi, devo andare quasi a 200 mm certe volte, magari un po' 70, 80, 120, dipende da com'è la situazione, però se è molto lontana non si riesce a fare con il 28 perché è troppo lontano, dovrei fare un crop, si perde di qualità e quindi non viene così. Invece per avere tutti i pixel, ok, al massimo sono 20 milioni di pixel, quindi sullo zoom rimangono quelli ed è buonissimo. Ecco, volevo spiegarti questa cosa, che certe volte quando sei in mezzo alla strada e ti capitano queste composizioni che le vedi lì, magari vedi quella signora, ci sono i fiori rossi, c'è la panchina, c'è il cane, c'è tutta una serie di cose. Addirittura poi cosa fa? Quando tu fai lo zoom, prende l'immagine, no? Così, guardate, prende l'immagine, aspetta così, e la, ok, la schiaccia. Quindi se io mi avvicinassi al soggetto, che vedo il soggetto, mi avvicino, quella prospettiva, io ho perso completamente la composizione, non c'è più la composizione, capito? Perché la composizione la vedo dal mio punto o dove ho visto il soggetto, però se io mi avvicino completamente cambiano le angolazioni, quindi si perde la composizione che mi ero creato, che avevo visto io da lontano. Quindi per prendere quella composizione ho bisogno assolutamente di un obiettivo lungo, altrimenti è impossibile. A parte che noi vediamo con il nostro occhio 50 mm, quindi il 24, anche il 28 o anche il 35 non è come il 50 mm, quindi dovresti avere una macchina e poi mettere lo zoom, però comunque è sempre una macchina grande ragazzi. Invece questa, hai visto che è tascabile? In questo modo io non mi perdo nessuna composizione e questo è importantissimo ragazzi, per quello che continuo a promuovere questa macchinetta. Io penso addirittura che questa è meglio della Ricoh ragazzi, sono sempre più convinto. Un giorno prenderò la Ricoh e poi vediamo se riesco a superare la potenza di questa, non lo so, non sono sicuro, perché ti ripeto, questa fotocamera ha delle qualità che la Ricoh non ha, appunto non ha l'obiettivo telescopico ragazzi, guardate che roba, non ha il, guardalo lì, mirino, non ha lo schermo ribaltabile che io tiro su e mi vado a vedere l'immagine da sopra, hai capito? C'ha un sacco di cose in più, non ha, ragazzi adesso dove lo tiro su non mi ricordo più il flash, guarda, c'è anche il flash sopra, lo vedi? Quindi questa macchina, c'è entrata un po' di polvere perché non lo uso mai,
questa fotocamera ha tutto, 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 ragazzi. È una cosa incredibile, ha una qualità incredibile. C'è un video su YouTube, fatela vedere. Scrivi Sony RX100 VS versus Ricoh. Vedi il video, guardati il video. Leggermente più nitido sulla Ricoh. Questo è leggermente più, non è così nitido, però la foto è lì, ragazzi. Perché adesso, man mano che vado avanti, ho imparato che la cosa più importante è la composizione. Questa è ancora più fondamentale di qualsiasi macchina che hai. Puoi avere addirittura la Leica, la Q3, però se tu non sei capace a comporre, non te ne fai niente. Hai inseguito solamente la tecnologia, che quella lì va, continua a andare avanti. Dopo la Leica Q3 ci sarà la 4, la 5, la 6, con, non so, 200 milioni di pixel. Continuerà così, ragazzi. E quindi tu cosa stai a fare? A perdere tempo dietro una macchina fotografica che sarà sempre migliore della tua che hai. Però se tu non impari a fotografare, a cosa serve avere anche 200 milioni di pixel? A niente, ragazzi, a niente. Questa ne ha 20 milioni e va benissimo. Io riesco a fare dei crop pazzeschi con questa. Alla fine serve a quello, no? Avere tanti milioni di pixel, a fare il crop e basta. Questa fa un crop, secondo me, buono, eccezionale addirittura. Non eccezionale, ma comunque buono. Ovviamente non esagerato, non è che possa andare proprio lì, si vede che poi diventa sgranata se vado troppo dentro, però comunque è abbastanza buona. Posso andare dentro l'immagine diversi, un bel po', non so come si dice questa cosa. C'ho il polline che mi sta distruggendo, ragazzi. E niente, ragazzi, allora io continuo a consigliarvi questa. Poi faccio vedere una cosa che ho fatto. Vedete che non ci sei. Qua ho messo lo scotch, vedi, qua sotto anche, per coprire le scritte, che c'era scritto Sony, qua c'era lo stemmino della Zeiss blu, così la gente quando arrivo sono, come ti posso dire, anonimo, no? Vedi, non sta a guardare le scritte Sony, sennò dice, già andrebbe a guardare quella cosa, no? Adesso ti faccio vedere come ho fatto l'altra. Questo è l'unico difetto che ha, ci mette un po' a spegnersi. L'altra è così, ragazzi, guarda come l'ho fatta l'altra. Ho messo lo scotch qua, lo scotch su tutto l'obiettivo, è un po' brutale, diciamo, però nell'immediato loro non vedono niente, altrimenti andavano a leggere qua Fuji, XT30, tutte queste scritte bianche e nero che sono molto appariscenti anche sull'obiettivo, è bella da vedere così, però a me non mi interessa la bellezza, perché io devo essere ninja, ragazzi, quindi devo andare molto vicino, tac. Addirittura mi era venuto in mente di togliergli questo pezzo qua sopra per farla ancora più set, però non vado a rovinare poi la macchina, non va bene, capito? Però già così vedi che è molto stealth, vedi? Si vede che è stealth. Però la macchina che mi trovo bene in assoluto è l'altra. Questa qui è troppo grande per me, infatti poi penso che, non lo so, o la vendo o la tengo, ma la uso meno. La uso meno perché ho bisogno di essere molto poco visibile, avvicinarmi molto di più, perché loro, la gente pensa che sei un turista, pensa che sei, sai, quei fotografi del cavolo, no? Che sei con le macchinette usa e getta, non dai fastidio, perché loro dicono, ma tanto fa quelle foto che non valgono niente, figurati, non sanno che questa qua, ragazzi, questa è una potenza, non lo sanno, loro vedono questa robetta in mano così, ti fai così, boh, dicono, ah sì, il turista. Non ci danno molta importanza. Invece questa è tremenda, ragazzi. Questa ha la qualità di una, addirittura di una full frame quasi. L'unica cosa che gli manca è che non riesce a fare lo sfocato dietro. Ne fa pochissimo. Fa pochissimo. Questo qua 2.8 sarebbe come l'8 sul full frame, pensate voi. Però sulla street poco conta questa cosa di fare lo sfocato. Diciamo che non funziona nella maggior parte di foto, no? Invece nella maggior parte di foto funziona nella street tutto a fuoco, perché uno vuole giocare, soprattutto se fa molta composizione, vuole giocare con tutti gli elementi che si trovano nella foto, ragazzi. Invece magari diciamo che lo sfocato dietro va bene per quelle situazioni quando c'è un soggetto in primo piano e tu vuoi escludere tutto, hai capito? Vuoi solo fare lui in primo piano, che la gente si sofferma sull'aspetto di questo signore. Deve essere veramente un signore molto interessante, non so, ti faccio un esempio, un signore col cappello, con la pipa, anziano, con tutte le rughe, col barbone, sai, magari con i vestiti
anni 70, così, non so, dei vestiti quelli antichi, quelli vecchi, no? Old style, no? Una roba così, con i rughe, con la sigaretta, sai, quelle cose lì, allora magari va bene, quel soggetto è interessante, allora va bene escludere lo sfondo. Ma se tu invece vuoi giocare con la composizione, con diverse figure, la figura davanti, quello dietro, magari il motorino che passa dietro, la macchina, il palazzo, l'albero, hai capito? Quindi va bene tutto a fuoco. E questa, ragazzi, avendo un F8, c'è scritto F2.8, ma in realtà, ti ripeto, sul full frame sarebbe un 8. E quindi un 8 che mette tutto a fuoco va benissimo, è perfetto, perfetto, ragazzi. Quindi ripeto, questa è veramente la regina della street, a mio modesto parere. Quella che intasca la Fuji è carina, va bene, ma alla fine non è... Non ti so dire, ancora non l'ho ben capita, perché per i miei gusti non serve per adesso. Infatti ti sto dicendo che o la vendo o imparerò a usarla, ma non mi trovo bene, ragazzi, è troppo grande, cosa devo fare? Con questa, appunto, che poi ho questa possibilità, anche con quella c'è, ma questa è velocissima, faccio così, è piccola, posso aprire questo, poi non guardo solo lì, sono molto meno visibile che avere l'altra, hai capito? L'altra è più grossa, già la addocchi, già dici, ah, quello è un fotografo, capito? Invece così no, dici, quello lì è un fotografo improvvisato, sai, è un turistello, sai, quelle cose lì, no? Non ti viene in mente, no? Invece non ti viene in mente, appunto, che io magari studio, cerco di capire la geometria, la composizione, magari viene un... non magari, se trovo il soggetto giusto viene una grandiosa fotografia, hai capito? Una fotografia grandiosa. E niente, ragazzi, questo è tutto. Questo video, il polline, ragazzi, mi distrugge, infatti c'ho un sonno pazzesco, da andare a bere un caffè immediato. Poi ho problemi qua alla cervicale, mi fa perdere l'equilibrio, infatti vedi che mi muovo così perché perdo l'equilibrio, è pazzesco. Si vede che ho dormito male questi giorni, mi è venuto, intanto mi viene, devo fare gli esercizi, rimettermi, una rottura di palle incredibile. E niente, e boh, ragazzi, questo è tutto, e più avanti penso che prendo, io sto aspettando che esce la nuova Ricoh, spero che la fanno con 40 milioni di pixel, così posso croppare ancora di più. Spero che gli fanno questo, ragazzi, questo qua che non c'è, questo è comodissimo, ragazzi, questa è la cosa primaria che uso, perché la tengo bassa così e tiro su questo e scatto, hai capito? Non me la porto mai così, mai, ma la tengo sempre così, faccio così, quando mi arriva uno, siccome è al 24 faccio così diretto, pa, così immediato. Compongo quello che vedo, non guardo nel mirino, tac, appena ho visto la composizione, tac, così, subito, immediato. Adesso ti metto qua delle foto che ho fatto con lo zoom, così puoi capire la differenza, che altrimenti non avrei potuto fare, quella foto sarebbe stata persa, hai capito? Per questo è l'importante di avere tutto con sé. E questa, ragazzi, te la faccio rivedere, guarda che figata, fine. Tasca, è qua, raga, è qua, vedi, sta comodo, io ci cammino, io la tengo sempre in tasca, vedi, guarda che roba, tac, veloce, va giù come un portafoglio, ragazzi, è una figata tremenda, la tengo in tasca, quando arrivo nella zona che mi piace una cosa, tiro fuori, si apre in mezzo secondo, ecco, vedi, in un secondo si apre. Per chiudersi ci mette un po', guarda, l'ho chiusa, adesso sto aspettando, 2, 3, addirittura 4 secondi, questa è la 6, ragazzi, poi magari sarebbe da formattare, ci avrà qualche difetto, non lo so, comunque ci mette parecchio a chiudersi, invece ad aprirsi avete visto manco un secondo. E quella è la cosa che conta, la tieni in tasca, tiri fuori, tac, apri e fotografi, è già pronta. E poi è comodissima, qua puoi aggiustare, giri questa ghiera, aggiusti la focale, qua dietro ci sono tutte la pulsantiera, veramente facile, che puoi fare tutto quello che vuoi, no? E poi c'è addirittura il touchscreen, puoi addirittura cliccare così, ragazzi, clicchi e fai la foto. Io non lo uso mai questa cosa, mi trovo bene così, ragazzi, però se uno magari non vuole farsi vedere, se la potrebbe tenere così in palmo della mano e poi dietro fa così, tac tac tac, te la tieni così, hai capito? Adesso non l'ho visto fare da qualcuno, ma non sono capace, forse così, tac, tac. Oppure da questa parte,
Comunque per me è molto comodo infilare questo e tenerla qua su questo grip che ho comprato a parte di gomma, troppo comodo. Lo tengo con due dita, ragazzi, con queste due dita qua, queste la tengo qua così, l'altra rimane volante, quella di sopra si appoggia sul pulsante di scatto. Perfetto. Certe volte la prendo anche così, non la tengo così, certe volte la tengo così, ma la più delle volte la tengo in questo modo, ragazzi, perché è comodo fare così, invece che fare così. Così, ragazzi, la tiro su, tac, 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 tac. Troppo comoda, ragazzi, troppo comoda. E quindi niente, continuo a dirvi, se voi volete fare veramente la street e siete interessati alla composizione, leggere i libri dei grandi autori, guardare le fotografie dei grandi autori, lasciare perdere la tecnologia che non serve a niente, perché ti porta solo a perdere tempo e soldi, alla fine non hai risolto niente. Invece i grandi fotografi, pensa che i grandi fotografi del passato avevano delle macchine scandalose, ragazzi, in confronto ad oggi. Questa, se avevano questa, quelli, non so, scoppiavano lì i petardi, i fuochi d'artificio, perché questa è tremenda in confronto a quella che avevano loro. E con quella che avevano loro hanno fatto la storia della fotografia, ragazzi. Mettetevi in testa quello, ogni tanto dovete pensarci prima di andare a spendere, non so, 5.000 euro per comprare la Leica Q3, che è bellissima, fa le foto limpidissime, però se non sai fotografare a cosa serve? Te la tieni lì e alla gente passa, ah, c'ho la Leica, e fai il figo così, a cosa serve? Alla fine quelli lì che fanno così sono quelli che, ce ne sono due tipi, sono quelli o che si sono fatti il lavaggio del cervello, che sai, vai a comprare sempre il modello nuovo, oppure sono quelli che non gliene frega niente della fotografia, gli interessa fare due scattini così e farsi fighi davanti alla gente, hai capito? Però il vero fotografo, ok, il vero fotografo non ha limiti sulla macchina, questa è buona, è potente, fine, stop, a posto, non mi serve altro, adesso devo lavorare su me stesso, leggere tanti libri di autori, guardare le fotografie, guardare anche fotografi contemporanei. Vi ho messo il link, ve lo rimetto qua sotto, Paolo e B, andate a guardarvi quel canale là. Ho trovato un nuovo canale su Instagram che si chiama, non mi ricordo più, tipo Uomo Duomo, non mi ricordo, comunque ve lo metto qua sotto, andate a vedere. Sono una coppia, ragazzi, danno un sacco di informazioni troppo utili, quindi ve lo metto qua sotto, tutte le cose utili le trovate qua sotto il video, andate lì, vi metto tutti gli autori più belli da vedere, da abituare il cervello a vedere le cose belle, ok? Dovete guardare solo cose belle, così almeno il cervello si abitua. E questa, quando avete questa nelle mani, ragazzi, potete cambiare la vostra fotografia solo in meglio, ragazzi, perché questa, vi dico che questa è il trampolino di lancio per fare il fotografo di strada al massimo livello, ragazzi, al massimo livello, anche se c'è solamente un pollice di sensore, però la qualità è tremenda, è pari, ti ripeto, è pari a una full frame, gli manca solo lo sfocato dietro, però è pari, non cambia niente, magari la Leica Q3 è leggermente più bella ma poco, non è che dici wow così, no, pochissimo, no? Se le metti a confronto le due foto così, una è una, ok? La Leica è questa qua, ragazzi, le guardi, difficilmente riesci a capire qual è una e l'altra. Quando praticamente le metti tutte a due a fuoco a infinito è difficilissimo. Se ci metti magari lo sfocato dietro, allora ti accorgi, sì, quella lì è la Leica Q, però non cambia tantissimo, ok? Quindi bisogna smettere di comprare macchine fotografiche, ne compri una, basta. Io ti consiglio questa per la street, poi se vuoi comprare la Ricoh, compra la Ricoh, se vuoi comprare la Fuji, compra la Fuji, però le migliori per la street sono questa qua e la Fuji, stop. Le altre, ti giuro, è solo una moda, sai, che ti, anch'io ero un po' affascinato da questa, che c'ha i filtri, metti la pellicola, quella cosa mi fa perdere un sacco di tempo e magari mi perdo la scena, ragazzi, invece io non me la perdo con questa, perché fa tutto lei. Ho già impostato da casa un colore che mi piace, l'ho modificato io, adesso poi ti metto qua, farò un video che mi serve anche a me, che ho la memoria corta, perché per caso dovesse essere formattata o succede qualche cosa che devo, sai,
come si dice quando immetti l'informazione da capo, no? Si chiama formattazione, penso, no? Quindi perdo tutta l'informazione, devo reimpostarla da capo, quindi devo fare anche questo video per me, perché memoria corta, non mi ricordo mai niente. Però ti ripeto, le migliori sono la Ricoh e questa qua, Stop, secondo me, per la street, perché sono comode, devi essere comodo e molto veloce. E queste hanno tutte queste qualità. Questa in più della Ricoh, ti dico, secondo me questa batte la Ricoh, proprio perché ha tutte queste qualità che la Ricoh non ha. Te le faccio rivedere, ragazzi. Allora, qua di fianco su il mirino, ragazzi, mirino, schermo ribaltabile, e poi il flash, e soprattutto la cosa più importante, vedete l'obiettivo che arriva da 24 a 200 mm. C'è qualcuno che cammina di un animale. Vedete? Guarda che cosa c'ha. C'ha tutto questa. Questa c'ha tutto. C'ha tutto quello che può interessarti. Se sei, vai alla ricerca di queste cose. Io non le uso mai. Uso solo questo. Il mirino lo uso pochissimo. Uso questo, ragazzi, molto. Questo è comodo fare così. E uso molto questo. Non moltissimo, ma lo uso. Che questo video è apposta. Ci deve essere un serpentino, perché sento dei rumori strani, ragazzi. Questa, ragazzi, fa la differenza, perché altrimenti andresti a perdere delle scene lontane che con il 24 o il 28 non riuscirei mai a fare, neanche col 30, ma neanche col 50 riesci a fare. Con questo invece a 200 non perdi niente. Ci sono delle foto importanti, non posso perdermele solo perché ho il 24 o il 28 fisso, hai capito? Io voglio tutto quello che c'è nella strada lo voglio. Se io vedo una scena da lontana la devo fare. E con questa riesco. Con questa qua, ragazzi, non riesco con la Fuji. Non riesco perché dovrei montare un obiettivo, magari un 24-70, però poi mi devo tenere quel peso lì, è pesante, ragazzi. Questa è leggerissima, questa è eccezionale. E quindi, ragazzi, ve la riconsiglio. Adesso poi più avanti faccio un video e ti faccio vedere l'impostazione. Ovviamente le batterie, ci vogliono un sacco di batterie, io più o meno ne ho una decina, me le porto sempre con me. Oggi c'è una festa del paese, quindi ce ne ho tutte 10 dietro. Non le consumo tutte 10, però diciamo che in una giornata piena ne, il massimo che ne ho consumate sono 5. Ma però ti dico, dal mattino fino alla sera avrò fatto più di 1000 foto, ma forse 2000-3000 foto. Poi su quelle lì vado a cercare, sai, quelle che mi piacciono. E niente, ragazzi, questo è tutto. Spero che questo video, già 22 minuti, incredibile, mi è piaciuto. Se vi fa piacere, vi iscrivete a questo canale, scrivetemi qua sotto le vostre impressioni. Se voi, anche voi avete, se anche voi avete questa fotocamera, come vi trovate? Se avete la Fuji, come vi trovate? Se queste cose che vi ho detto sono interessanti oppure sono delle cavolate, non vi interessano, scrivetemi tutto qua sotto. Accetto qualsiasi commento, ok? Ripeto, questa è la regina della street, non ce n'è. Questa le batte tutte, non so perché, non ne parlano. Sembra che c'hanno la non so, boh, hanno paura a confrontarla con le altre. Sembra che, non lo so. Eppure, ragazzi, io credo, non l'ho ancora provata, ma deve essere più o meno la qualità come questa, no? Questa qua della Fuji, in confronto a questa, un pelino meglio, un pelino, però non è che dici, minchia, che diversità, non fai così. Non fai lo scatto, no? Leggermente, perché se questa ha tutti quei filtri là, però li posso fare anche su questo. Adesso poi ti faccio vedere che come ho modificato. Ho alzato il colore, ho messo un pochettino più giallo la dinamica, sai, sul... Ti farò vedere. Allora, ragazzi, vi saluto. Iscrivetevi, come ti dicevo. Se ti fa piacere ti iscrivi al canale. Se ti fa piacere vai a vederti anche la pagina Instagram che si chiama AlexPhotoTherapy2. L'uno me l'hanno cacciato, me l'hanno rubato, adesso c'è il 2. Quindi continuo lì. E ogni giorno vado a cercare nuovi artisti, sia del passato che contemporanei, che mi danno stimolo, nuove informazioni. E niente, vi saluto. Ciao, al prossimo video. Ciao.